La crisi dei giorni nostri conduce facilmente alla disperazione e allo sconforto. Spesso istituzioni e politici sono insensibili alle richieste dei cittadini ed allora gli stessi cittadini, allo stremo di forze e di risorse economiche, giungono a proteste estreme e stravaganti pur di far arrivare la propria voce alle autorità competenti. È il caso di Rocco Panetta, personaggio combattivo di Marina di Gioiosa Ionica, arrivato nei giorni scorsi in treno fino a Catanzaro per manifestare prima davanti all'assessorato regionale al lavoro e poi nel centro storico. Panetta ha scelto la provocazione indossando una divisa militare per catalizzare l'attenzione dei passanti, dei media e di quelle istituzioni da cui spera di ottenere risposte. Panetta, non nuova ad iniziative eclatanti, chiede soltanto di poter lavorare per far vivere dignitosamente la propria famiglia. Eh sì, purtroppo non ho avuto, ancora continuo ad essere esente di altre alternative, perché purtroppo qua per farsi evidenziare bisogna per forza scendere in maniera così eclatante. Premetto che non vado in cerca né di protagonismo e nemmeno di egocentricità, sono solamente qui portando avanti un discorso da fin troppo tempo dimenticato, ossia la voce del popolo. E per evidenziare la superficialità, il cinismo, l'incapacità, la diserzione di tutte le nostre varie forze istituzionali, comprese civili, sindacali ed ecclesiastiche, dove loro hanno purtroppo dimenticato anche l'educazione di ascoltarli. E non è bello così, non è bello che io vada in qualsiasi porta, in qualsiasi palazzo del governo e altro che non mi sanno dire, chiudono porte in faccia, oppure con l'alto slogan assai monotono, squallido, faremo, vedremo e cambieremo, ma non per noi, cambieranno per loro e faranno per loro. Perché purtroppo tutte quelle battaglie che io ho fatto, che ho dimenticato anche il numero, ma non è che sono qui a menzionare il numero, io sono qui a rivendicare, io non chiedo né super enalotto e tantomeno miracoli, che tanti miracoli non li fanno nemmeno più 364 o 365 santi, a parte le riserve che ci sono. Ma non lo pretendo questo, ma almeno di essere ascoltato. Sono 5 anni, tutte le istituzioni mi hanno sempre mandato via, mi hanno veramente deluso, tutte, senza nemmeno un euro per comprare un litro di latte alle bambine. Io ringrazio solamente poche persone a Marina di Gioiosa, queste poche persone le ringrazio, perché questa non è una battaglia di apparenza, questa è una battaglia di coscienza. Fra cui noi dobbiamo, quando entriamo in casa, mettiamoci la mano sul petto e diciamo: ma questa persona per cosa lo sta facendo? Non abbiate paura, uscite fuori dal senso di rassegnazione, perché poi vi porteranno a livelli più estremi, lì c'è da vergognarsi. Io non vado né a suicidarmi, né a bruciarmi, tantomeno di fare, perché io voglio combattere per la dignità di un popolo, per quel tempo che mi rimane ancora da vivere, per i miei figli, perché un giorno i miei figli potranno dire: il mio papà non è stato a dormire su un divano.